un certo punto, dopo il gol del 2-1, il Teramo ha un po' peccato di, tra virgolette, presunzione, cioè ha voluto cominciare a giocare a viso aperto contro la Ternana, che a quel punto ha avuto quell'atteggiamento feroce che non gli avevamo visto né nel primo tempo né all'inizio di ripresa. La presunzione è una parola grossa per questa squadra. Non abbiamo mai avuto questa presunzione che dici tu. I meriti vanno anche dati alla Ternana, perché giustamente c'hanno i giocatori che possono fare la differenza dal primo al 95esimo, quindi sono stati bravi loro subito a buttarsi nella mischia e a riprendere subito la partita. Noi un po' ingenui, poi maturi, forse quello che ci è mancato per tutto il campionato, quindi non ho niente da rimproverare comunque alla squadra. Abbiamo dato tutto, sicuramente una sconfitta che ci può far crescere. Venivamo da partite importanti come Catania, come Catanzaro, quindi abbiamo dimostrato anche oggi che stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non ci resta che continuare su questa strada, anche perché adesso comunque arrivano delle partite, diciamo, più alla nostra portata, quindi i punti ora valgono molto di più. Sicuramente il gol dopo 2 minuti del nostro vantaggio un po' ci ha ammazzati, ecco. Non ce l'aspettavamo una reazione così, però ecco, sono primi, un motivo ci sarà. Comunque la questione del rigore non c'era, perché comunque ero lì vicino all'azione, anche parlando con Simone Santoro non c'è mai stato nessun contatto, quindi non ci attacchiamo a queste cose. Pensiamo che oggi abbiamo perso e pensiamo alla domenica prossima. Rispetto a un girone fa, abbiamo sofferto più con le piccole che con le grandi, quindi magari cerchiamo di invertire questo trend negativo con le cosiddette piccole, perché comunque ci stiamo giocando un posto importante nei playoff. Non ci vogliamo accontentare dell'ottavo, mi sembra ottavo o nono posto in cui siamo adesso, perché non rispecchia il valore di questa squadra, quindi possiamo assolutamente migliorare la nostra classifica, e quello che faremo per le ultime 5-6 partite, quelle che mancano.